Michelle Hunziker, attaccata sui social, con una dichiarazione che ha lasciato tutti i fan senza parole, in merito a nuovi amori e scheletri nell'armadio. Ecco cosa nasconderebbe, secondo lui, la bella conduttrice svizzera. Bella e simpatica, questi sono gli aggettivi che si sentono spesso, quando le persone parlano e descrivono Michelle Hunziker. In realtà la conduttrice e showgirl svizzera è molto di più, in quanto è una professionista del settore e ha uno smisurato talento nel lavoro che fa. Michelle è una di quelle poche persone che possono dire di aver trovato il loro scopo nel mondo, in quanto l'intrattenimento, che sia sul piccolo schermo o sui social, è quello che le riesce meglio. Nonostante con la seconda stagione di Michelle Impossible Friends, non ha ottenuto i risultati sperati, la Hunziker è pronta a buttarsi in una nuova avventura a fianco di Anna Tatangelo in Io Canto Family. Nonostante la sua fama a livello lavorativo, di recente è finita sotto i riflettori per quel post social su di lei che ha lasciato i fan senza parole. Tutti vorrebbero saperne di più su quei fantomatici scheletri nell'armadio, del quale parla l'autore. A che cosa si riferirà Michelle Hunziker, attaccata da lui? Michelle Hunziker è sempre pronta a buttarsi in nuove avventure. L'abbiamo visto sul lavoro e anche nella sua vita privata. A prescindere da come sia andata a finire con i padri delle sue figlie, la conduttrice svizzera ha un rapporto molto forte con Aurora, Sole e Celeste, così come tra loro sorellastre il legame appare indissolubile. Di recente è anche diventata nonna del piccolo Cesare, con il quale si diverte un mondo, da quello che possiamo vedere sui social. Sempre in merito alla vita privata dell'ex moglie di Eros Ramazzotti, volevamo riportarvi una recente rivelazione della showgirl che sicuramente sfalderà un pochetto il cuore dei fan. Dopo anni siamo qui a demolire un mito. La canzone che mi rappresenta di più è Più bella cosa? Sì, sono bellissime parole, ma c'è da fare una precisazione. Quella canzone Eros l'aveva scritta prima di conoscermi. Poi sono arrivata io. Abbiamo fatto il video insieme. Avete capito bene? Quel celebre inno all'amore che tutti quanti per anni abbiamo sempre pensato fosse scaturito dal cuore del cantante, dopo aver visto la moglie, in realtà ha una storia molto più pratica e forse meno romantica di quello che ci si aspettava. Però alla fine, come ha precisato la mamma di Auri, è la nostra canzone. Ma tutti possono riconoscersi, perché è proprio vero che cantare d'amore non basta mai. Michelle pizzicata con una nuova fiamma. Tornando a noi, Michelle Hunziker, di recente è finita nuovamente sotto i riflettori per quegli scatti inediti pubblicati da Diva Donna, dove la bella conduttrice è stata pizzicata insieme ad un aitante giovanotto misterioso, mentre erano a cena insieme ad Anna Tatangelo e Mattia Narducci. Per il momento circolano molte indiscrezioni sul suo conto, non si sa quindi se tra i due ci sia soltanto amicizia o del tenero. Per saperlo dovremo sperare in qualche dichiarazione da parte della diretta interessata. Dopo quegli scatti, ad attirare l'attenzione dei fan, è stato anche quel post social pubblicato da Alessandro Rosica, il quale ha dichiarato: Michelle Hunziker ha un nuovo amore, come fa in fretta. Pensavo fosse una delle poche a salvarsi, invece è falsissima. Ha anche lei tanti scheletri nell'armadio, e non parlo di uomini. Vi piace Michelle? Il popolo del web è andato in confusione dopo queste parole, in quanto non capiscono cosa sia successo di preciso, motivo per cui in molti aspettano un eventuale chiarimento dall'investigatore social o una risposta della conduttrice in merito.